abbiamo sotto controllo il fabbisogno ospedaliero. Siamo stati nei giorni passati, diciamo, un po' in difficoltà, ma diciamo, abbiamo sempre rifornito in maniera, diciamo, sufficiente per il funzionamento di tutto il sistema ospedaliero regionale. Naturalmente abbiamo sempre cercato di ottimizzare l'uso di questi DP perché purtroppo nelle settimane scorse era di difficile reperimento anche sul mercato extranazionale. Ma diciamo, siamo riusciti comunque a far funzionare, a garantire i DP strettamente necessari al sistema sanitario. Abbiamo distribuito tra marzo e aprile alle strutture sanitarie oltre 400.000 DP, parlo soltanto degli ospedali, per un totale al sistema regionale di circa 900.000 DP. Naturalmente non è che abbiamo potuto soddisfare anche, diciamo, quelle strutture di cui ignoravamo la difficoltà. Noi abbiamo cercato di soddisfare, naturalmente parzialmente, tutte le strutture, anche le RSA, che hanno fatto richiesta di DP attraverso i nostri canali, che era una mail dedicata alla distribuzione, alla richiesta di DP. Naturalmente, che succede? Che nel momento in cui avevamo una scarsità di DP, una volta riforniti gli ospedali, i pochi che avevamo, cercavamo di soddisfare le domande che andavano alle forze dell'ordine, all'RSA, ai medici di famiglia. Naturalmente la domanda era 100, noi riuscivamo a dargli una percentuale di quel 100. A tutte quelle che hanno fatto domande, abbiamo cercato di dare una risposta. Allora, noi abbiamo due canali di rifornimento: uno è il dipartimento che ci darà una buona parte, diciamo, coprirà almeno tutta la parte sanitaria, quindi ospedaliera. Noi cerchiamo adesso, attraverso altri canali, parte col dipartimento, parte con gli acquisti diretti, di coprire l'extra ospedaliero. Cercheremo per quanto possibile di soddisfare la richiesta di tutti i cittadini. Sarà una seconda fase, comunque, sempre sotto un certo numero di attività e di azioni vietate. Naturalmente si aprirà anche una zona di commercio, quindi i cittadini dovrebbero trovare le mascherine anche acquistandole o ai supermercati o alle farmacie. Oggi, diciamo, tra oggi e le giornate di ieri, abbiamo ricevuto quasi 300.000 mascherine, di cui 120.000 acquistate direttamente da noi. Le stiamo distribuendo, naturalmente, principalmente agli ospedali, e poi naturalmente le stiamo distribuendo ai comuni, alle forze dell'ordine, alle associazioni, anche ai medici non ospedalieri, tutte le organizzazioni che fanno parte della filiera di prima necessità, che sono ancora attive.